a tutti, io sono una ricercatrice in matematica e mi sono laureata in matematica e poi ho conseguito un dottorato in fisica matematica. Mi piace moltissimo capire come le persone imparano la matematica, quali sono le difficoltà, ma soprattutto, non tanto le difficoltà, quanto soprattutto come le persone superano le sfide nelle diverse età, quindi i bambini molto piccoli che imparano a contare prima con le dita, poi senza le dita, e mi affascina moltissimo vedere come queste piccole menti sono capaci già di sommare, sottrarre, hanno il senso della proporzione, per esempio, e poi via via. Diventando grandi, come le persone diventano in grado di capire concetti anche molto, molto difficili e molto astratti della matematica. Questo mi ha sempre molto affascinato. Se devo pensare a una persona o alle persone che mi hanno ispirato molto nella scelta della mia carriera, una è stata sicuramente la mia insegnante di matematica delle superiori. Era una persona molto appassionata, anche molto fredda dal punto di vista delle relazioni sociali, però si vedeva che la matematica la sapeva, che la matematica le piaceva e che le piaceva insegnarla. E tutto quello che mi ha insegnato lei in realtà è stato alla base di tutto quello che poi ho imparato dopo e le sono anche molto grata. Un'altra persona è stato mio padre, che è un ingegnere e che sicuramente fin da bambina mi ha stimolato molto con giochini di logica, piuttosto che con sfide di aritmetica e così via. Quindi io fin da piccola ho respirato aria di matematica in casa, anche perché le persone che magari venivano a trovarci, i colleghi di mio papà e così via, erano tutti ingegneri e quindi probabilmente sono cresciuta in un ambiente del genere. Se dovessi dire a me stessa, parlare alla me stessa più giovane, le direi di rifare esattamente le stesse scelte che ho fatto io, perché sono molto soddisfatta della mia vita, della mia carriera e soprattutto di come la matematica mi abbia dato uno sguardo sul mondo. Io, tra l'altro, prima, diciamo, alle superiori ho fatto il classico e poi mi sono iscritta al corso di laurea in matematica a Torino e quindi in qualche modo ho avuto la fortuna di avere una formazione umanistica classica molto forte e che mi ha appassionato moltissimo dal greco antico alla filosofia, alla storia, mi ha sempre appassionato molto, così come l'inglese, poter parlare almeno due lingue, poter esprimere i propri sentimenti, poter comprendere gli altri in più di una lingua per me è sempre stato fondamentale. Sono molto contenta di essere in grado di farlo. E poi, appunto, ho proseguito i miei studi invece in matematica in modo da poter approfondire anche altre conoscenze che ovviamente al liceo classico erano molto limitate. Da un lato è vero, nell'immaginario collettivo siamo ancora molto lontani dall'accettare che una donna sia una scienziata. Ci sono stati fatti tanti passi avanti, però mi accorgo sulla mia pelle e anche su quello che vedo in giro che le donne occupano ancora un ruolo molto marginale. Quindi bisogna continuare a sgomitare e a crederci sempre di più nella scienza e nelle nostre capacità, perché sul piano dei fatti le donne sono addirittura più brave degli uomini su molti aspetti nella scienza, però a livello sociale e proprio di immagine è ancora difficile accettare che una donna lavori e che una donna lavori e sia molto brava nelle materie scientifiche. E quindi buon futuro a tutti quelli che sceglieranno la loro strada nella scienza e nelle STEM. Thank you.